non mi piace fare il menestrello della borghesia, questo qui me, quindi. Il tuo cilindro. Sono nato a Crotone il 29 ottobre 1950. Qui ho vissuto fino all'età di 10 anni. Poi ho seguito i miei familiari a Roma per via del lavoro, che al sud non c'era. La mia era una modesta famiglia originaria di Cuneo. Ma quando si muore davvero, o muore il tuo corpo, non il tuo pensiero, le tue parole. Questa è la cugina di Rino Gaetano. E allora? Perché, insomma, è apprezzato anche da chi non l'ha conosciuto. Che toccano il cuore contro i potenti e su un mondo che muore in ogni pensiero. Alle mie spalle c'è l'ingresso del seminario La piccola opera del Sacro Cuore. Siamo entrati che avevamo 11 anni circa e dove siamo rimasti per 3 anni, dove abbiamo frequentato le scuole medie. Che fare non so, ti penso Rino, Rino, Rino. Un giorno, un pomeriggio, stavo da mia madre e a un certo punto stavamo guardando la televisione. È apparso un cantante un po' strano. E io appena che l'ho visto dico, questa è una faccia che mi ricorda qualcuno, però non riuscivo a focalizzare chi fosse. Poi a un certo punto ho preso delle fotografie e mi sono ricordato che era Rino, che Gaetano, noi chiamiamo Gaetano Salvatore perché in collegio si chiamava per cognome. Ma quando la vita mi dirà di no, mettendo un tuo disco mi consolerò. Durante questo periodo alcuni musicisti che avevano lavorato con me in varie occasioni formano un gruppo e un giorno mi incontrano: senti Franco, servirebbe una mano a livello di produzione, di coordinamento, perché stiamo facendo le prove con un ragazzo. Ma dico, sì, chi è sto ragazzo? Ma forse l'avrai sentito, si chiama Rino Gaetano. Quando andai a trovare Lucio Dalla alla Rocca Malatestiana a Cesena, era un concerto nel 1976, era il momento in cui Lucio Dalla aveva iniziato a comporre e a scrivere le sue canzoni. Lui in quell'occasione mi fece conoscere questo giovane cantautore che suonava malissimo e cantava peggio, però aveva delle canzoni interessanti. Era Rino Gaetano. Comunque sia, dopo anni sento ancora passare le mie canzoni in radio, qualche volta perfino in TV, ma soprattutto le sento cantare a quella gente che ho sempre amato e per cui ho sempre lottato. Un muratore sopra un tetto, un bambino mentre fa le scale, o una lavandaia col culo grosso mentre fa la lavatrice e canta Berta Vilava. Sofferente alla celebrità, grande poeta della libertà.